furia. Andiamo. Partita di nulla, ho fatto quella roba con gli alberi, ho perso qualche lastitto nel farlo, Primi ma slide vabbè, ci senza sta. tempo. Non dovrebbe in teoria. No, non penso. Beh, loro hanno preso due counter perfetti da una X su gira. Bane e Clockwork, quindi. Sì, ma alla fine quando un fondo ci pigli il Furion è sempre uno specchietto, cioè non è Prima espanso avete da una sbagliato X. Per Silencer? lo Storm? Perché ti conterà o per... Ah, perché tanto hanno già il mid, l'offlane, il cazzo, a me chi prende un Trillane mi cambia poco, non voglio il counter in sé per sé. Però... Cioè lì tanto che, a parte il girocottero e Rubick che mi poteva dar noia, non ce n'era tanti altri che dovevo bannare, no? Ah, hanno già spiegato le lane ormai, quindi sono tranquilli. Ho detto tanto anche se piano l'anti-mage come poi hanno fatto sul Furion, faccio la bomba, sarà dura che scappo. Non so, avete dato tre lane aggressive, siete andati? Ok. Yeah. Lagga? No. Allora. Item qua è stato di nulla, sul giro, si è fatto No, no, ma pullare? forse questo no. No, forse questo qui col non ho fatto nulla. Ah no, invece sì, me lo sono fatto Senza pullare. clarity però, amico, non... Arriva, 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 arriva. No, Andiamo alle clarity? me le porto dopo. Me l'ho fatta, me le sono portate subito, tanto... Clarity potevano darti tanto le pozze sui supporto non Ho servono. chiesto però lì Le per lì, flask sui ho già supporto non servono comprato. molto. Dai che stai lì, Però ha raga. Vabbè, detto, tanto ero comunque. contro un Questa clock, ward riuscivo. orribile. Si è fatto togliere subito. Che lì l'hanno fatto? Attimo. Ti hanno preso Clockwork. Proprio a giocare a caso qua. Sul clock mettono flame perché dicono, vabbè, avranno pensato dopo come fa il 6, no, ma è una counter, è una X. Sì, mettono in trilane così non muore nessuno di loro, no? Anche secondo me, se poi vuol dire la Windrunner Tra non l'altro è crea più il meglio di Clockwork cazzo. contro Fury. Ha tolto tutte le ward, mi ha tolto E quando ti ho chiesto lo faccio in un Talisman contro la loro. Sai. Windrunner, cioè io ero sicuro che venisse la Windrunner. Vabbè, meglio. Contro Clockwork è stato più easy, no? È un po' Te l'ho come... detto, È l'unica arrivato pecca è che ho tardi in lane, perso comunque. tipo che guardavo loro. Nice. Ma aveva detto, ma perdo un lastito, che cazzo. Non lo stai arrestando molto che tu gira. No, qui ho l'inizio, cazzo. Nel Ok. farlo sono Qua l'hai detto ho perso a perso caso questo. quel creep. Dane è possibile. C'è stato un po' di creep comunque. Ti ho detto, beh, quello lo sapevo già, l'ho perso parecchi, ma proprio tanti l'ho perso, però... Provavo più a fare quella roba lì e pensavo meno alla città. Questo l'hai perso perché era uscito male. Le volte faccio entrambe le Tra l'altro non so quanto ti convenga sommare gli alberi così se non hai clarity. cose. Mi stanno già arrivando, penso, Ok. eh. Ora nel breve periodo mi arriva. Mi sono tornato da Steed. Tanto per iniziare a dare due schiaffi alle torre. Ora hai cliccato su tutto ora tutti i pini d'aggro. Questo creep qua l'hai perso a caso. Questo creep qua che c'è da qui.
Mi sto facendo poco cazzi mia, guardo su, Ma cagazzo, parlo con te lo loro. chiamano il TP se serve. Perso un po' troppi grip, più che altro. Non è che ce li hai persi proprio di Ah no, tuo. quello lo so, lo Sì, che pezzo io. dopo sto cioè, stando male. Tra rassando lui e guardando su, ho pezzo Non devi molti guardare grip. sopra. Vabbè, Ogni tanto ci butto un ce occhio. l'ho quelli con loro, cioè, Ma non ho tipo. mai la certezza che lo fanno, quindi. Vabbè, Anche ok. Vabbè. qui io potevo Comunque non ha tippare, molto senso spamare gli albi perché se tipi poi non hai male per niente. ora che ha preso la bottiglia, Mariano, arriva le clarity. Altro assist orribile. Vabbè, sono appena andato meglio del previsto. Era imperdibile. Beh, insomma, con il Clockwork era abbastanza difficile da vincere con la lane. E sotto sta andando meglio, un po' di denari, meglio di ieri sicuramente. Ah, infatti ho detto, prossima volta, Perso un magari po' facendo troppi più creep. volte. L'ho visto, ma l'avevo visto già lì, però ho detto, vabbè. Ho quelle altre due robe, se magari riesco a fargli chiamate IP a loro e non guardo neanche su, ci sta. C'è un altro creep. Perché non hai lo sprout, lo prendete? Non l'ho voluto lì, tanto ero tranquillo su, Cosa c'entra? giocavano, Tipo ti pare sempre vincevano. mille gankare roba varia? Se Continuo a devastarlo vedi qui. ti parte mid adesso e killare col tizio di fatto. Non mi ha chiamato nulla, io lì non ci guardo, cane No, di Dio, ok, per il senso sparato è sempre utile averlo, un punto. A sto punto prendi un punto in meno di alberi e prendi due punti di TP e un punto di sprout. Lo sprout il livello devi averlo, cioè. Il problema è che le clarity sono più difficili da usare qua perché te le togli col missile. Devi No, aspettare vabbè, le ho tirate dopo che tirava il che. missile. Ok. No. Cerca di non bloccarti in mezzo. Perché tu ti sei flascato adesso tipo? Ma senti, se la flaschi fulli tutto perché non usarla? Cioè. Tanto il missile l'ha usato. Ora cercare di farti la tua presenza per di più per ammazzarlo, magari farti i boots. Se no ti puoi fare le miglia, se boh. Cerca lo sprout e gli forzi anche i tango il tizio, oltre che. Cioè. Oltre che ammazzarlo. Quindi dopo un po' i tango finiscono. Per dirti, quindi. Certo, cerca di non right-clickarlo da 20 km, ti vedi tutti i danni. Guarda quanti danni prendi. Cioè, non right-clickarlo con l'eroe da 20 km, sennò poi mi vedi tutti i danni nelle. Oddio, sei morto. Però. Non sono Sì. morto. Morto, no, muori. Perché boh, vabbè. Perché è un genio tirare la cog quando tu sei fermo. È come se si è visto qualcosa. Boh, eri morto. Se non usava il cog, usava la ulti, eri morto. 500 danni lì da coso, da i tre acciari. Ma cosa serviva la cog? Era immobile. Le cose scappando, cioè. Poi qua hai fallito. Hai fallito perché uno, qua. Dov'è? Stiamo indietro. E questo è il punto in cui. Cioè. Qua tu ora sei in metà vita. Ok. Lui arriva in lane. E tu inizierai a cliccarlo. E ti viene tutta l'aggro di creep. Contro Croc magari è buono farsi boots come primo item, eh. Vedi qua. Sì, Hai perso troppa vita? Ora sei morto di fatto. ho visto. Qui Con lo non è neanche sprout dal magari click, se. ma hanno proprio ingaggiato Vedi loro, qua, perché era quanto lui. ha? Vedi? Se usava il. Se usava il coso è morto. Faccio vedere. Se non usava il cog, aveva la mana per Luke. Vedi, 139, cosa faccio 50? 50, eri morto. Se faceva 100 danni di Hook. Più lo stun, più gli hit, eri morto sicuro. A meno che non teneva Luke su un creep a fianco, beh, in quel caso. Le mani storte. Peccato perché tutto non è andato male. Non hai molti creep, però vabbè. Nel senso. Potevi avere un po' di più, potevi venire a 25ina, toh. Slash 30. Adesso ti davi un po' meglio. Mid era killabile, per esempio, doveva chiamarti che aveva appena sotto lo skewer, ti tippavi, era morto.
Potete chiamarmi queste cose più che altro. Gliel'ho ultato ora, mi Ah, sa. l'hai Non ultato, vabbè. mi ricordo se qui la tizione gliel'ho ultato, ma non l'ha killato. Ah sì, è un po' tardi, eh. Ma io se non mi chiami niente è dura che ti vedo sin da Vabbè, dove andiamo. ok, sì. Se Lì non... dovete comunicare voi. Beh, anche rimasto a 40 kp. Se in realtà prima magari lui un attimo in più glielo dava, ecco. Vabbè, comunque, ti diamo un 05p. Ora, se la lane si pusha magari, non vuoi star lì, puoi anche andare in jungle qui e farmare questi campi, eh. Fatto dopo, cioè appena ho preso la Cioè, Midas già che ho non hai detto se boots, vieni volevano venire adesso. loro. Vieni... Ah, a parte che non ha fatto neanche la botta su tizio, è strano. Ah, guarda lì Regiano, guardavo che c'aveva, Ok. ma Più che neanche male. altro... Dovevi farti sentire di più i primi livelli, cioè... Arrasarlo durissimo e basta. Più che altro non so quanto conviene fare sia Basilus che Nultalis, sinceramente, però... Se ti fai null, il Basilus non serve a molto, sinceramente. Se non fai null, ci fai il Basilus. Ti fai tipo... Guarda qua quanta cosa prendi. Per arrasarlo. Cioè, guarda quanti danni prendi, perché lo right click in mezzo creep, non devi farlo. Guarda quante vite hai perso, come sei full. Hai 500 di vita. Guarda, lo right clicchi, tutti i creep su di te, guarda quante vite perdi. Non esiste questa roba. Cioè, non puoi farlo. Ora right clicchi e poi ti togli l'aggro, cliccando sul tuo creep, o non lo fai sta roba, perché hai perso tipo tutta la regen. Ma che lui torna in base, magari riesce a pushare anche la torre. No, non torna in base, la prima settimana boots. Ha tirato razzo, flascato. Ah, Ah, sì. lui? Ah, no, lui. Tanto lo sto tenendo sopra, un attimo c'è più creep Lo so, dell'X. non hanno vinto una sedia in tutta la sera. Sono l'unica è quella che gli ho preso con quella lì che ti ho detto, con il Rubik, Kotlin e PL. L'unica, Se ti parlo altri sopra... non hanno. Sprout, trolli! Ma serviva lo Eh? sprout, era immobile tizio. Perché te lo Ma ci ho sprout? chiuso dentro, se tirava la 3. Come fa a scappare con la terza del mio X? Vabbè, si fa un windrun e non gli fa danni Cosa tanti dici? secondi, Guarda può come è morto! Guarda! scappare. Vuoi vedere il suo movimento? Vediamo un po' quanto è il suo movimento. 3,45. No, ok, 100. Quello va a 100, è scappato. No, cominciava se a chiudevo il bene, scappare. si No, ce chiudeva vai quello. tango, ce vai tango. Sarebbe uscito, aspetta che chiudo la porta. In quell'ottica era meglio farlo sul Bane. A meno Eh sprecavo un sì, tango. Lì esatto. sicuramente non serviva niente solo E te windrunner, però conto che io lasciamo. ancora non l'ho visto apposta per guardare un Ah no, tempo, sì. Ora che lo vedo, sì. ok. Canto un attimo di una build un po' particolare. E sopra magari potevate anche pigliare la torre. Siete in 3. C'era anche lo Storm nei paraggi. Potevate magari rimanere sopra lo Storm, pigliare la torre in 5. E magari fare qualche kill. Aveva anche DD. La build dell'M è giusta? L'ha messo la 1 Trilane a me contro non il... piace. In punto di prima la prenderei ugualmente. Non l'ha presa magari quel per lo che Shadow dico Demon. anch'io. Però va bene, non è che Sempre sia. detto anch'io, però Allora boh. avete pushato sopra, avete fatto bene col Basilus, magari c'è anche lo Storm, era meglio. Killavate magari uno di loro. La windrun è da punire, cioè. Dov'è lo Shadow Demon? Anche qua era morto, non ha windrun. Beh, qua c'è una disruption su quella, più l'icepad, più la prima, ma arriva instant. Ho capito. Ora, difatti, il loro mid va sopra e il vostro mid non c'è perché è mid. Vabbè che magari c'è più la torre, però se fosse stato mid. Ah, ora morite. Oh god. Arrivavo ora Blade. Se fosse stato subito, dovete chiamarmi queste cose. Siete in 4 sopra. Già che ci siete, andate tutti sopra, avete lo Storm, magari riuscite a killare qualcuno e fate una torre super easy. Senza dover morire in due a caso. Non so. Perché loro mid è rotto sopra, infatti, va l'RP e ha fatto bene, ma... Poi ha vinto un mid a mani basse, con 2 volte i creep del coso, del Magnus. Quindi, cioè, è strafarmato con tanti livelli, boh. Utilizzarlo lo Storm, ecco. Vabbè, comunque te adesso hai fatto Midas, se fammi in foresta, va bene.
È fatto bene perché lasci la lane alla X, questo va perfetto. E non guardo gli altri, guardo solo te adesso. Tanto l'ho fatto venire giù lui, gli altri due stavano su Append X, tanto l'antimage comunque non è che può far cazzo che gli pare se ci ha lasciato con quell'altro. E poi se ingaggiano è un altro discorso, quella non era contata. Qui non ha tippato Nex, mi sono incazzato un ciò. Più che altro lo Storm perché era un TP. La colpa è lo Storm, anche. Nex ok, non ha il TP, però è vero anche lo Storm. Qua si tippava lo Storm e chi l'ha fatto entrambi. Beh. E qui non fa niente. Fa un salto orribile, ha sprecato metà mana, ha sprecato tempo che poteva stare. È vero, ma l'avevo già visto, lì mi ero già incazzato perché ho detto tipo io tanto tipo con la 2, quindi se ti tipi con Nex arrivi pari a me, se non prima, quindi voglio dire. Se entravano due lì, in altri scotch c'era anche lo Storm. Vabbè, quello che ti... Più che altro, magari, visto che sei lì in foresta, di Lina X mi vicino a me, entra dentro, ci tipiamo insieme, GL. Cioè, insomma, non facevo tempo, non ingaggiati mentre ero ok, sei ingaggiato da solo, hai killato uno, sei morto anche te. Cioè, se di... tipava. Infatti, devi informarti se è un TP o meno, cioè... È un TP mid, tipo di sopra, se no non mi tippo e faccio morire il tuo omino lì che è morto, non so se ce lo dimo Jekiro. Non te ne morisci, perché... cioè. Sbaglio io perché le do per scontate lì. Appunto, informati dal team leader, non so chi è che fa il team leader in team. Io lì. Allora devi informare tutto, di chi ha detto TP, TP. Avere TP, di combattere i TP. So che sembrano cose ovvie, ma non lo so a quanto pare. Ok. Ora l'antimage come hai messo? Guarda, te credi prendi 2 denai? 22 denai, what the fuck? Possibile? Più che altro gli ho dovuto comprare le ward io. Ora, perché non avevano soldi gli altri due. Ok, però okay, okay. Sono, cioè, all'11 sono a livello 4. Non so cosa essere a livello 4. Capito, ma se c'è bisogno di essere la CV me lo devono distruggere, che perso, all'11. Avete perso sicuro? Mi sa di no. L'avete perso? No, mi sa di no. Non mi ricordo, ti dico la verità. Tu sei su qualche farm, va bene. Si combatte i boots? Sì. Fai maker, hai fatto maker su giro? Sì. Vabbè. Non avevano farm, ho dovuto comprare anche le ward, non potevo. Guarda, per esempio, sì, siete tre sotto, la buona rotazione di super sotto e fate la torre in 5. Ah, è andato dentro il festo. Okay. Quella X, quelle clock magari sotto. L'ante invece non è killabile. Ah, aspettavate il bagno Smith? Sì. Questo va bene. Magari, Sprout, 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 Sprout. Gli altri? Lo Storm sta dormendo. È finito lo Storm. The fuck? Non comunicate, perché non comunicate questo? C'è la guindana lì, guarda giusto dove va. Ma fa male i creep. Vabbè, quello di calcolare che è la seconda sera, quindi... Poi vuol dire si gioca a metà sera con Blade. Ma cosa c'entra? Con Windrun, salta, ci salta con lo Storm, è difficile, cioè. So che sono cose scontate, ma in Italia non ma sono. Ma è anche quello. Ho uscito sbagliato. Dovete dire tutto, cioè. Se vedi che è così, di tutto e basta. Qua finire morte deve essere così. Capito, base, ma sta di anche quella roba lì mi sembra. Ovvio, insomma, così. Jaunch, tutte quelle esperienze per poter parlare. Più se devo chiamare anche go su quello, jump su quello, eccetera. Allora, vabbè, se è una cosa che ha senso dillo, ok, ma se è una cosa ovvia, io... Ok, se non lo è, a quanto pare non lo è. Non senso. Se non lo è, falle, basta. Ti costa. Quello, go guidare, quello, stunna. Cioè, se devi guidarli, guidali completamente, ma che ne so. Il rotatore sotto, va benissimo. Ora magari la X. Vabbè, il fest non ha molto senso ora. Però in festa se ha un senso, se no perdi solo nel gran tempo. Nel senso, non è che dovete farlo ogni volta adesso.
con l'antimail sopra, ma l'antimail. Un altro blink. Beh, ci piace la torre sopra magari. Tra l'altro questi movimenti non hanno senso, se dici ok, io vado dentro, tipo sopra con la X sopra, però se ti sono in due, cioè se due support lo stavano, sono dietro con voi, magari il coso moriva. Cioè fate le cose che sono ok, decorose, ma non lo fate come team. Cioè, se io dico sopra c'è un anti-mage, c'è una X dentro il Furion, io Storm tippa sopra, lo grippa e quello muore, cioè dovete chiamarvi anche le cose, è inutile darci con un Furion e una X che al blink e scappa, non avete uno stun. No, dovete, ma volevamo la torre, ma potevate piare anche l'anti-mage con un Storm o con un Shadow Demon o un Jakiro, cioè quello che dicevo, quello che dico io. Sì. Con un eroe in più ci fate una kill e una torre forse. Infatti ora infatti i vostri support sono dispersi nelle etere. Shakira qui, ce lo dico le mid. Storm e qualche evo. Ma fate le cose perché non c'è organizzazione nei vostri game, si vede, cioè tipo c'è una torre sotto, siete in due che si tipo in 20 morite, cioè ora perdete pure una torre. Come avete fatto a vincere questo game? Non mi ricordo se abbiamo vinto, okay, forse abbiamo perso a sto punto. A 30 di 9 l'antimage contro una trilane offensiva. Piuttosto legit. Cioè che non fate le rotazioni a dovere, dovete venire anche lo Storm. Cioè non è inutile che farmi il game col tizio, può farmare killando come ho detto prima. Ma io non ti so, cioè un minimo ok, ma io non ti so chiamare la rotazione dei support. Oddio, delle support lo posso anche fare, no? Ma del mid non lo so fare, cioè perché sbaglio magari. Ti tippa sopra e grippa il tizio, cioè. Ok, però sono cose ovvie, ma si vede che non lo so, la falle, basta, se poi sbagliate, ma almeno fate le cose con il minimo di senso. È andato a cancare un minimo col blink senza un disable, non funziona, cioè. Perché vado a gankare, non so, l'anti-mage col visage, il dazzo, cioè non chiederò mai. Sai come si è messo? C'è Mecha, sarà sotto i creep. Cosa sei qua, mid, cosa stai facendo? Body farm. È un po' la situazione delle ward, ma cosa vedete? Tra l'altro avete Storm e Furion con la X, non le abusate, cioè quella è la cosa divertente. Cioè proprio non le abusate, cioè potete gankare ovunque, non lo fate. È morto sopra, bello. Yep. Tu ti sei tippato, no? Mid. No, neanche, se è una smoke. Tra l'altro i support sono completamente clueless, cioè. Ma è ogni game è così, non so neanche. Proprio clueless, non fanno niente. Ah, qualche mid forse lo chiediamo? No, c'è qualche mid. Cosa sta facendo? Perché forse era troppo tanky per killarlo. No, qui sono Vulcan da Ward Eye. Io mi sono incazzato con Adept. Cioè, mi chiama di mi chiama di smoccare e andare a mettere la ward. Non possiamo perché stiamo facendo altro. E loop party lo fa lo stesso. Dimmi te che puttanata, cioè che senso ha fa sta roba? E io che ci vado anche in mezzo, porco dio, ora che lo vedo. Io che ci vado in mezzo. Cretino io anche, perché ci provo a sistemare le ose. Vabbè, sto che si può chiudere. Veramente crasto. Game è perso. Questo game è impossibile. Se avete vinto, non lo voi. No. Siete al G1, siete di Wizards. Detto ciò, di non bestemmiare in TV. Ah, vabbè. Vediamo questi qui. Questo che avevi, illuminami. La cop. Ok. Coppi short, immagino, sì. Questa mi è piaciuta. I pick è bene? Ah, okay, no, vabbè, i pick, pick. Vabbè, io non c'ho la cop di Dio, eh. Non mai ho mai giocato. Cioè, so che devi fare, ma... Io così gli ho dato idea di fare la trilane, con la cop mid, la trilane aggressiva, invece ho cambiato tutto, poi l'ho mai impaccato. Ah, ok. Così l'ho fatto prendere il pack. Ah,
Hai messo Nick Smith? No. Amico. Rubik? No, amico. Skyward? Guardati l'ultimo pick? No, Skyward contro il pack, come fai? Sì, come... So, yeah. Yeah. Come cosa fai? Con lo Skyward ti do già tutto, terza prima. Vabbè. Asylum è morto, il pack non può fare nulla. Bella Asylum, no? Io ho fatto bello. Vediamo. Game non puoi vincere contro quelli, era con John Magnus. Poi me l'hanno doggiata, all'inizio me l'hanno doggiata e loro non riuscivano a pushare contro l'Alchemist. La prossima volta tipo, se vuole fare sta roba di nuovo vanno l'Alchemist, che la pozza rompe al cazzo. Che start hai fatto? Bene, ma standard, se forse. Standard, non potevo. Forse era meglio fare ring of protection. Ma io pure facessero. Quello? Ci sta. Vabbè, comunque... volevo partire di nulla, però ho detto se poi dodge una trilane come hanno fatto. Cioè, se c'è la trilane contro trilane, ci vuole lo stout sul. Cioè, ci vuole il pullman sul nero, quindi ho fatto fare due. Beh, trilane sopra sarebbe sotto safe, non puoi morire, quindi. Tanto qua siamo arrivati al giro, che cazzo ho dato. Poi dice Rex, va bene. No, quello non è proprio la situazione in cui vuoi avere la Queen of Pain, però vabbè. No, però ho detto pushate veloce e poi il mazzino sappiamo. Il piano era Rofl, Death Impale. È il Nyx? Sì, se ne è crastato. Ah! Dove l'ha tirato? Mi sti cazzo. ma peccato perché. Vabbè, dai, ci forse sta, moriva. Quindi... Non so. Di nuovo ci riprova. Ed è l'unico scusato se sbaglio. Che altro qua è un fail di. Sto tolto con l'aggro, non si è tolto. Bastava a cliccare il Nyx, avrebbe attaccato il Nyx e non lui, non sarebbe morto. Sì. Vabbè, comunque. Ma io avevo paura di perdere. Ma guarda su, guarda lì. Rangi, sopra cosa c'è? Non puoi morire? Ah, vabbè. Beh, se vuoi guardo sopra, scusa. No, certo no, che no, ero guarda. Curioso dopo l'impale. E io mi l'ho fatto dicendo se lo portavo via Crippini, ho pregato quando pullavano. Ho rotto una tomba, gratis. Slip? No, guardavo, cioè se c'avevo il ben vicino andavo via. Ma questo ok. Tomba pushare instant. Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Ha detto Sciofo. Tanto sopra sei Hulk, Ruby, ragazzi mazzi, fai guardare su che è una valle di lacrime. La tomba? Ah, ti ha regalato anche il gol della tomba. Che... sì, me l'ha tirata lì, generoso. Che cazzo me ne la figlio. Shadow Strike, non so se è un'ottima scelta contro tre. Preferirei avere la terza maxata, almeno se gli danno sto torre, i danni giù 2-3, non lo so. Mi hanno detto se devo sloware qualcuno mentre scappo, sono più tranquillo, no? Non so come chi vuoi sloware, ti slip, slip, barrage, tiro la 1 e blink. E non mi ah, non è che blinking, basta, no. Tiri la 1 per perdere più tempo e prendere più danno. Vabbè, anche, ci sta. Non ha senso quello che hai appena detto. Posso anche blinkare e tirarli a dopo. No, puoi anche blinkare, basta, senza fermarti un attimo. Okay. Fare il blink, o la terza, io conto 3. Contro 1 per fare la prima, prima contro 3 non ha molto senso. Tanto non so bene cosa stai facendo. Uscire la torre, immagino. Magari la rotazione dei support sotto, ma sopra non sarebbe stata pessima. Soprattutto adesso che ti divano. No, quando ha visto che non riuscivano a pushare la torre, hanno rotato mid. E magari il glyph usarlo farebbe schifo. Ha perso metà di vita la torre. Vabbè, tanto se no perdevo dopo. Ho detto ora che i creepin sono quasi morti, aspetto. Ma Mano è stato malissimo sotto, soprattutto il Rubik, ma rift a caso. Se fosse stata una volta, se fosse ti passa un Rubik, qualcuno qua sopra, uno moriva sicuro. Tipo, quando hai andato mezz'ora qua, poteva ti passare qualcuno, magari lasciare il Juggernaut contro l'Alchemist, tanto può star benissimo, cioè. Sopra
Una valle di lacrime, no? Vabbè, guardaci un tanto, tanto No, beh, non però. c'è da vedere, c'è il squilibrio che usa mana a caso, anche visto livello 20, intanto. What the fuck? Attenzione. Cos'è sta roba? È la torre? Sì, ok, ma lo fai quando arrivano i creepy, quando c'è già granato vicino? Non prima, impedi tutta la regen. Che senso ha? No, ok. Poi hai aspettato un altro lift, una più mana. Si piglia creep rack, che mette l'altro. Appunto. Quindi proprio profit per lui infinito. Non ha più regen di cosa, una più mana sotto inguardabile. Bastava tipparsi una volta sopra, magari un dying moriva qualcun altro. Ma... con lo shadow stai più dei hit, ma mi sa che l'avevi già preso. Avete vinto sto game? Sì, a mani basse. Ah, ok, belli crusty di conto. No, vabbè, quando poi ti metti, cioè, come hanno rotato mid, io sono molto vedi là, si è fatto fare Mendoza. Cioè, vinci per forza questo team contro quelli. Quello mid ha fatto mecha, spero, Blade. No, non penso. Ah, non ha fatto mid con Obsidian, ci sta, ci sta. Non mi ricordo, cioè, non ci ho fatto neanche caso. Mi sembra che ci fosse un mecha, ma non mi ricordo. I threads fa cagare, meglio fare i boots verdi e poi fare i mecha. Fatto una bella gank qua mid. Anche a me salvato. Sick ultimate. Vicetaz. Oh god, tango. Buon fadeball da casaccio, giusto per il lulz. Cosa stavano quei fadeball? Non capisco da qual è l'utilità. Spiccare mana e basta. Ha preso l'aggro. Vabbè, ok. Avete salvato Blade. Sì, non per il suo fadeball. Di sotto passa benissimo. Rotella. Visto. Allora giù lo killa, tipo. Appunto, ma può farlo perché ha il vantaggio. Cioè, basta fargli fare i facebook e poi può stare in lane. Cioè, sai perché stai lì a babysitarlo fin dall'exp con quei crastissimi pull? Cioè, cos'è quel pull lì leggendario? Adesso ti messi male comunque. Te cos'hai? Vabbè, botto. Sei campato una clarity che non è servita a nulla. Ti combatti magari. Io pensavo di essere 1v1, amico. Però, ok. Anche 1v1 non serve una clarity comunque. Basta avere più regen, un'altra mana non è che lo spammi. Spammi uno Shadow Strike che costa 80 di mana ogni tot. Quindi. Poi ti fai i threads, il basi, lo usi magari una botta, il mana ce l'hai. Poi comunque. Comunque qual è il problema dello spray? Avete la ward del Juggernaut? Vabbè, ma i crippini ti vanno giù, con lo spray. C'è la ward a 4, no? Beh, comunque, fast forward in sto game è ben poco interessante. Beh, non so che dite sto game qua di te, nel senso. Oltre che secondo Beh, me ora, è la build, cioè, per me e la clarity non serve a niente. Perché lì c'è la ward. Dopo, più che altro, vedere se ho fatto la sua mod perché. Magari una uomo Magic Wand stellare magari come con faccio? La Clarity. La Clarity la uso da breve. Magari avere un TP anche. Potrebbe aiutare magari per gankare visto che sei. Altre tutte che farmi mezz'ora sopra con la Quap. I livelli li hai, non è che sei sottolivellato. Basta che ti blinchi, ti ulti, scream e qualcuno killate tipo qua sotto. Tipo ora ti tipavi sotto e potevate andare sotto e killarli. Non so se magari ora le fai, però. E il TP ce l'hai ora. Tipo adesso qua sotto. Siete in 4, magari vi fate anche 2 torri. Ok. Rofl, cosa fa sta gente? What? What? Se fossi tippato. Ah, ma tippato, c'è volà anche, cioè, loro beh, che te frega, ma devo killare tutte e due e farmi le torri, cioè. Come ne frega l'alchemist con un soul ring sottolivellato, cioè. Che non puoi killare intanto.
Guarda ora, cioè, tutti pato meno. Se neanche ti... Sì, come sì, Tamana. Sì. Sì, sì, sì. Cosa ci muore, attenzione? Di che... Però vedi come è stato poco efficace la tua ulti, eccetera. Lo so, ma devo blinkare tipo a destra, no, e prendere dovevi, due. No, parti subito prima, che levate il girocottero anche, che levate i due mini, instant, e poi facevate le torri, cioè. Vero. Non ha molto senso stare lì sopra con... Certo, non è che sei livello 2, dici, beh, devo fare... Cioè, sei al 7, 9 minuti con una T-Lane classissima contro, senza un disable. Contro la Queen of Pain. Magari si aspettavano l'Obsidian loro sopra, ma... Bah. Ah, che ci ho messo a fare l'Obsidian là, cioè... Punto. Non posso fare niente al pack. Ah, si è tipato mid ora. Morto qua, però non ho visto bene perché avevo in speed. Ah sì, questo me lo ricordo, che gli dodge lo stun. Bella ulti del pack. Guarda, tu cosa che apporto hai dato, scusa? Niente, che... Ce lo sta? Ah, non usarlo. Sei silenziato, niente. Ops, mi è schiccato. Più che coach con Flayne e team coach in sto cosa, perché era un po' questo che in campo sono diti molto, cioè qua... Vabbè, allora chiudiamo, andiamo no, al prossimo. Perché non serve a niente, perché in short contro la Tilane inutile hai fatto quello che volevi e... Ho detto, secondo me se si stippavano quei due lì, i due support, che sono abbastanza nulli, potevano sicuramente, magari, potevano killare il Lundine che si sporgeva infinito, boh. Come hanno fatto... gli EG contro, mi ricordo che team nei qualifier, c'era il girocottero in solo sopra, sono tippati Fier e Rubik, ho fatto una kill sul Furio in instant, boh, visto che volevano divarle eccetera, cioè vabbè, così quello sono dopo out, quello, no? Dopo ho felato, cioè tipo ho snowballato duro, e quando ho snowballato poi ho cominciato ad andare in giro, volevo capire se l'ho fatto bene o non dovevo farlo, cioè avevo il PL. E tipo ho stravinto la mia lane, ho massacrato lui, ho tippato, ho cominciato a killare, tornare e alla fine ho chiuso la kill in 13, muoio 14. Ho snowballato duro e di lì in poi era, volevo capire se dovevo frenare io e continuare a fare starving col PL o continuare a killare. Mi ha detto Chofo che dopo che ho snowballato è diventata una fab. Ultimo potevate prendere anche magari un Tidehunter magari offlane, cioè ho pensato, ho detto Scream. Montante non può fare nulla. Ho detto Scream, ho detto prendo la tempo perché con lo D per ormai se la gioca e giù mi dovrà andare in corso. Beh, se la gioca. Vabbè, tra tutti. Era appena la primana, quindi. Beh, una refraction, quindi non so come posso stare in lane. Ma quanto ti costa refraction se batti il ferro ci riesci? Sì, si batte Crow, ma non ha proprio il mana per tirarne uno. Vabbè, all'inizio no. Beh, all'inizio, primi tre livelli, to. No, poi inizia a spammarti la seconda dose. Beh, non è pessimo, cosa? Mettere lo Storm Mid piuttosto. Che almeno i creeper li prendi con la prima. Beh, ok, ma almeno i creeper li prendi con la prima, che la prima la puoi tirare sempre. Vero. Non so se capisce la differenza. Cioè, il Templar, se devi sul mana, non puoi tirare neanche la Refraction. Ergo, non può stare in lane. Questo ha infinito mana, ok, perde la lane, ma almeno... magari è stata la scelta migliore, non so, vediamo. Tenere aggressiva, dovete qua dovete pullarli il primo shield del Phantom Lance, tenere aggressiva. Non la regen. La regen e il primo shield deve avere. Ok. Era buona trilene questa contro loro, è super debole la trilene. Lo so. Il problema c'era stato la smoke, momento... smoke non serve a nulla, non so neanche perché la compra, è che si compra sempre, diteglielo, qua non serve a niente,
Dal momento che ho visto che c'erano 0 danni in trilena, ho detto vabbè, andiamo aggressivi. Perché lì l'ho presa per andare a difensiva, ma Attenzione. quello l'ho visto. Petrolla. Pallina. Pallina. Lui gli è nato un Melelli, non si capisce. Peccato perché magari potevano killarlo con il minimo di cose in più. Di E qui l'ho firmato io, ho detto vabbè, avete coordinazione. sprecato reggente, andate indietro, basta. Guardate i di Templar. Tu sopra. Okay. Le sentry servono contro. Ma in Contro. realtà pensavo che tanto era inutile che mi facessi passare, perché tanto tiro la 1 a Crippini da sticto e poi gli do la botta a Ok. lui, ho livellato la 3 e lui Va bene. soffriva, un disperato. E tanto con la 1 come andava invisibile io mi facevo trovare a mezza Crippini, la stiftavo e Ok, prendeva ok, danno con la ok. 1. Magari con lo stavo non serve. Non è che si vede sempre stavo contro contento. No, e pensavo fosse più difficile, invece l'ho mangiato un test. Bene, non ha il problema C2 comunque. Otto. Vediamo te sopra. Va bene, penso 2 di triple, ne di 3. Cercherei di abusare il più possibile da prima, magari metti Sì, qualche quello ho triple fatto, effettivo. ho usato come un Ora non l'ho visto, bastardo. quindi non lo so, sto dicendo. L'hai preso? Per ora va bene. È una langa di regen, quindi beh, anche tradare. Da tutto il tempo. Ah, va bene. Anzi, come ho fatto il 2 e c'avevo la 3. Ti hai fatto la botto? Yeah. Prezzo e botto, però se non imparo a switcharli su strength quando devo bere la bottiglia Ok. mi No, su incazzo. agi magari. È uguale, non No, non è switcho uguale. se non uso la bottiglia. No, non li switcho proprio. Ah, ok, quello che si impara adesso. Sì. Non fatto imparare, hanno fatto di faccia abitudini. Vedi? Che fa? Ah, no, appunto, ok. Un buon count. Beh, buon count più o meno. Tra una ginata per Sì, ma dopo non c'è più, dopo un po' non c'è più mana. Cioè, io hanno preso il Fizzbro dove l'altro nel senso, quando non è più mana tipo adesso non puoi più fare niente. Mica ti tiri la clarity, ma se minimo ma arriva svegli. la bottiglia, Sì, cioè ok. Penso, potevo giocarla meglio lui. Ho giocato bene anche te. Se mi clicchi no. Si è fatto togliere la cosa. ma lo sapevo che la toglieva, ha detto però mentre che mi arriva la bottiglia un po' recco. Ah, il crippino! No, quello ho sbagliato. Che altro scusa, 6 melee perché non ne ho fatta la prima, più che la terza. Tanto l'ha stitto uguale, lo sto dominando, l'ha stitto con la 3 lo mando via dalla lane, perché devo livellare la 1? Che senso lo faccio, No, nel però. senso, se devi livellare tra la 1 e la terza, io operai la prima più che la terza, ma qua devi fare la seconda. Si fa sempre la seconda sul Storm. Io invece ho sempre fatto la seconda down e ora ho visto che con la terza Sì, invece ma il tuo trovo meglio. disable è troppo inutile. Beh, ma è limitato, tanto a me basta solo che si caghi addosso, Sì, ma ok, ma serve cioè. anche visione di topo, non solo di arena. Qua hai sprecato il finto mana Preferisco per niente. Sì, ho capito. Buono in lane che lo domini con la terza, ma dopo quando esci di TP è lo stun che dura un secondo. Ok? Senso. Ok, va bene che lo domini, ma dopo poi lo stun che dura un secondo e magari non avete killato per quello, magari qualche volta, non so. no, ha killato Sopra è morto, pesantemente. cioè, sotto è morto Chaos, è possibile? Quanto ha fatto Fizzblood loro? Non so, lo Ah, non l'ho shading. visto. Non l'ho visto neanch'io. Però no, vedi come sono passivi, cioè ok, devi fare il 3 col PE e col Kotler, però boh. Beh, supporto un po' dormienti, devo dire. Ah, ha detto ciò che ha sbagliato lui che ha baitato troppo. Ok. Ah, tipo gli ha chiamato Fide che aveva messo le sentry e lui non ha capito.
questo tizio non ha manco maxato. Ha maxato le cose per andare melee contro l'eroe che canta le melee. Per dirti il livello del tizio contro. Ho fatto la ginata quando poteva magari spammare spammare shuriken addosso con la bottiglia. Sì. A me l'ha fatto usare la regen. Ti do ragione. La seconda contro l'eroe che canta le melee non è... Io li centro poco. La terza è un patto, secondo me è orribile sta build, però la seconda non... A me veramente mi piace un sacco. Sì, ma la seconda non... Magari avere una dust per riportartela per killarla, meno con la dust avresti killato su tizio. Grazie, effettivamente sì. Visto che è il vantaggio, 28 creep, lui ne ha 19, neanche troppo però. Ho spiegato l'altro mana perché non è la dust. Guarda, sei senza mana per un po'. Sei botto cromando? Sì, sì, come un bastardo. Tanto Bratto mi diceva che non aveva bisogno, ne prendevo. Beh, quello più... Sei pieno di tutte le rune, no? Vabbè, sto poi andato bene, per giocare magari con combattere una dust o una sentry, poi la mettere in mente. È dal 7 che parte la snowballata. Sì, vado giù con la triple kill e la torre. Vedi se hai comprato i gloves poi non il Rob of the Magic che ti dà più mana? Tanta speed, tu contro la rassa come un passato. Avere più danno non ti conviene di più, avere più danno e più mana. Sì, è vero. Sì. Lì da dentro ho detto con sta build, più. Magari ok, ma sta build è terribile, quindi non so. Anche perché cioè, il ragionamento di sta build è che più spammi e più fai danno, ma se non hai mana non funziona sta build, capisci? Vero. Ok. Almeno abbiamo appurato questa build orribile, quindi. No, no, la build mi piace. Ma non è vero, sì, non è mana, non puoi spammare, non lo usi da terza, cioè. La terza è buona dopo quando hai tanto mana che spammi il saltino. O comunque mid game che è un po' di mana, spammi il saltino, ti procca ogni volta quella, ma early game non ha senso parla. Cioè. Molto meglio da prima a sto punto. Pulli, tipo prima ti togli 8000, 3 secondi di cooldown e la spammi, cioè meno fai massa danni. Sono 20.000 build, lo sta. Qui mi sa che vado in base. Faccio okay. L'ultima wave e vado in base. Tanto giù hanno fatto il 3, come era ovvio. Li basta. Ma... Che cosa ha vinto mid? Non sa bene come. Qui mi stava giocando addosso perché ho fatto quella trilendi. Vabbè, è che il problema non sono i pick di vostri game. No, 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 questo no, Dio cane. Questo forse è quella meglio piccata finora. Vabbè, con un Alchemist Wisp in difesa. Poco che loro stronzi, cioè, sì. Poi con l'Obsidian mid, è più il Bounty Hunter, proprio una line up con i buffi, sì. Il Bounty lo volevo io, Ok. Mettevo in difensiva col Bounty giù, tanto c'era solo lo stun dell'like e gestivo. Poi quando l'hanno preso loro, l'ho rigirata così. Qui va in base e parte la snowballata. Hai fatto bene tipo di sotto, magari non fatti vedere. Salta. Non hai dato l'hit dopo il salto comunque. Se salti devi dare l'hit e poi prendi. Dai l'hit. Lo so. La terza me la abusa, amico, se no mi stai trollando. È vero. Se no mi stai proprio trollando. Vabbè, ho fatto una buona rotazione, torre. Quello che mi sono dovuto fare con la Queen of Pain prima, in pratica. L'hai fatto adesso con lo Storm. Perché questo mi ci trovo meglio che della Coppa. La Coppa mi perdo un po', effettivamente. Vabbè, ma quello perché magari manca il piano, non mai giocato. Ok. Ora potevate chiedere di nuovo, metterti la mano allo Storm, il Cot. E qui dobbiamo ritirare. Sono molto svegli, devo dire. Tro cosa? Blocca. Fatto giocare come peggio. Giocatissimo proprio. Sì. Vabbè, però. Oh. Sta bloccando tutto, non vedo nulla. Beh, non dovrebbe essere un problema mio. Io e i miei FPS sono fissi. Lagga ancora? Ti conviene posare. Via. Posalo. Io ho posato. Non perde FPS, non è un problema mio. E via lo stream. Switch. Sì, è via lo stream. Frame droppati, no zero, quindi è un problema di Twitch. Vai, ci sono, bravo.
bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Ancora? No, no. Ah, vedi, Uccidio. Ah, qua sei morto. Vabbè, lì. Forse. Devo tippare subito. No, me l'hai detto anche ciò a fare ragione. Io tippavo subito. Non hai controllato il mana, mi sa. No, no, vabbè, non ho neanche visto arrivare. Arriva invisibile. Cioè, se io tippavo lì. Dopo che ho fatto la torre. Ah, dopo la torre, sì, ma dico. Dopo la torre, TP instant. Sì, ma sì. Non ci ho neanche pensato al Bounty. Vabbè, adesso che qua. Ora qui parte la snuvolata e la scelta o fai di guardare la foresta, li pulisci tutto e continui a farmare, o fai come ho fatto io e il permaganchi di un team. Vabbè, magari mentre pigliare più farm, non so, perché qui mi ha cancellato Ciofo, che di lì in poi ho un po' abbandonato lui e ho cominciato a killare come un bastardo invece di lasciare farmare lui. Lui farma se si è occupato di killando e il bounty lo rullava. Ok, il bounty si è preso un mucchio di soldi anche laggiù killando me. Vabbè. A parte il track, che era anche, non mi ricordo quanto, 5-0, 0. Mm-hmm. 4-0. Beh, nel frattempo bruciati mid, lui tanto sto solo per farmare. Ha killato pure l'alchemist. Vabbè, ok. Sì, boh. Va bene, sì. Carica lo stomino. E qual è il problema? Ho giocato bene, ruotando in 4. Qual è il problema? Mi ha cancellato ora, perché è diventata una pub, ha detto. Cosa vuol dire diventata una pub? Che tipo killavo infinito. Invece di stacco. Se quelli contro hanno un disable funziona così. Non mi so qual è il problema, ovvio. Cioè. Hanno qualche royale morto dal bounty. Super greedy. Ora? Di via breve. Vabbè, ma io, cioè, ok, io ho preso una line up e fa. Ma va bene, un mid game, sì, un mid game e poi avete PL. Avete pure 3 carte, avete. Esatto. Dal momento che ho snobollato, l'ho chiusa, cioè, volevo chiudere la mid game io lì. Magari qua sopra potevi ti parte. Sì, è vero, ma non c'è. La regen, più che altro mi sa che è stato greedy lui, sta lì, quanta vita aveva? La metà vita. È lì che ha cominciato a cancellare, eh. TP sopra o qualcosa? Un po' greedy, sì. La metà vita. Non so neanche quanto mana ho, ma per tippare devo andare in pallina, non faccio neanche a tempo. Aure Gen? Yep. No, l'ho usato per killare giù allora. Vabbè. Vabbè, se muore lui e killate loro mid, loro. Ma vabbè, amen, cioè. Lo spazio per farmare se lo trova, cioè, da solo. Magari con metà vita stare sotto. Pushare una torre con metà vita contro il Monte Hunt. Certo non aiuta. Ti sente tanto. Sono in 4 mid, cioè che di star safe. Boh. Ovviamente il Monte Hunter verrà a killar te, perché Monte Hunter contro 4 persone. E la pallina che mi ha preso, mi ha spento Regendi o maiale, come la vedi? Puttana madonna. Vabbè, a me non posso capire se qui è giù. Vabbè, è giusto così. Per me è così. Me sì. Ovviamente opinabile, magari sbagliato. Per me è giusto. E della build dici? La build è orribile. Senza mana, con la terza che richiede mana, legit. A me piace un sacco. Però sì. Di mana schifo un faceva. Qui si stunna solo. Oh boy. Sì. Vabbè, passiamo al prossimo, vai. È abbastanza crastereccio, devo dire. Tanto l'ultimo dovrebbe durare a zero. Oh, mi ricordo. L'ultimo è questo qua. Weaver. Ciao, mi sta farmando in fringe. la skirmish mid. Vabbè, dopo vengo su TS, vediamo adesso. Andiamo a questa roba qua. E l'ultimo è solo di vedere la lane. Avete perso, avete vinto? Avevo perso 20 minuti GG, perché giù c'è stato un po' di casino. Cioè io qui la devo doggiare, è vero. Più che altro guardano il pick, perché è quello che mi interessa. Beh, non druid sicuramente in short e fanno tenere aggressiva loro, quindi. Ok, Clockwork. Io qui ho sbagliato. Clockwork qui. O magari, non so, un eroe che non muore, il girocottero. Ho preso quello. Potete mettere il girocottero mid. Il girocottero contro non druid potete metterlo. È forte non druid contro il girocottero.
andato col Weaver, io volevo andare col Weaver contro il giro, contro il Cur. Era meglio magari mettere, magari... Ma ti conta che qui ho filato, eh? Qui proprio ho era meglio mettere il girocottero in short a sto punto, che non muore l'anna X. C'era il girocottero in short, eh? No, il Weaver vuol dire. Ma io col Weaver lo prendi, cioè il Weaver lo counter a Londra, lo massacri. Ma anche il girocottero, ma chiunque, basta... Il girocottero è forte contro un druid, eh? Con il problema è che io ho sbagliato, cioè ho divato. Ma poi mettere il girocottero in... Che ne hanno fatto loro? Juggernaut mid ti viene con, con le stile non druid di foresta? No, non druid top. Vabbè, sì, top volevo dire. Questa roba qua è in... Certo c'è un push mid game che non so. È infinito, l'ho dovuto giare? No, bastava mettere il Weaver. Ok. Imo, però... È difficile che muore, lo alza e tu lo disrupti e vai in vi scappa. Questo mi hanno proprio spiccato in maniera brutta. No, piccano hanno quei tre cose che sono abbastanza. Lo so, ho fatto una cagata io. Piccavo il clock magari effettivamente come terzo. Il? Clock. No, oh, non saprei. I pick sulla carta, lei sulla carta sono. Ma se io su non felavo brutto, ma ho felato brutto, poi me la sono sentito, l'ho devata a casa. Questo build poi con troppa poca regen. Perché non stati con 9 tango? Tu che mi ne basta regen? Vabbè, ero contro l'on. E quindi? Gli mangio in testa fino al 5. Questa è una teoria, gli mangio in testa fino al 5. Eh sì, è una teoria e poi ho succhiato. Vabbè. Perché ho esagerato. Che ti hai tanglato, sei morto. No, sono devato io, ho fatto una cazzata, proprio orrenda. Una roba brutta. Ah, un shukuchi a caso, ci sta. Sai di essere uno devato, uno e blocchi? Perché hai peccato la lane? Perché hai peccato uno shukuchi a caso? Per bloccare la lane. Ma cosa serve che sei uno uno? Vabbè. E vabbè cosa? Voglio stare più in giù, io ancora non so, non vedo ancora nessuno. Perché non era ovvio che facciano così. Sì, è ovvio, però anche prima era ovvio che con la coppa non mi trovassi contro te. Vabbè, ma vabbè, quello prima c'erano ci potevano esserci dei dubbi, ma qua... Sono abbastanza ovvio le lane. Qua era morto il Ciofecca. L'ho visto. Magari con l'Disruption no, però rischiava duro. Troppo avanti. Anche perché le Disruption loro lo aiuta. Perché gli setta il tiro stun perfetto al coso all'Ashrank. Si sono lì era morto Chof. Troppo avanti. E la war qua? Perfetto. Sta rilaggando. Sta rilaggando? Aspetta che refresh. Boh, non dovrebbe essere un problema mio. Se dovrebbe essere la qualità. No. No, io non troppo FPS niente. Okay. Che è successo? Ancora lagga? Sono fermo. Play? Ah, ok. Non dovrebbe laggare, boh, è Twitch. Non so. L'ha fatto invece. Vabbè, è nulla. Tanto è poco. Provo a passare la qualità, ma i VOD sono a posto, quindi. No, controllati. Non dovrebbe lagga. Prima di Twitch, purtroppo. Beh, sopra. Che avere quei tank in più ti permette di essere più aggressivo. Ma lo so stato uguale, eh? Sì, ok, ma non, non è più mana fra poco. Non ci sta cosa, arriva al 5. Non ha manco la flask, ma come gioca sto mio? Ti manda manco l'orso addosso, mi sembra un campione su tizio. Beh, come lo mandava gli andavo a sciocuci addosso io. Ok, ma lo fai due o tre volte e finito poi mana. Ma io ora tanto faccio la cagata di Dolphin's Blood e dopo... Di Dolphin's Blood? Sì, che glielo do. Glielo do a cazzo di cane. Ho fatto una stronzata. Ma... Tanto se lo vedi ora mi ci sono un crastone, quindi è quasi inutile anche sto replay. Ok. Ok. No, forse lo killavi. Ci ho provato. No, se lo bloccavi gli avevi un hit. Sei andato indietro. È vero.
Non avevo lo shokushi io pure, eh. Poi dopo l'ho rivisto che rimaneva. Oh, mi sono cagato addosso. Ma di che cosa? Mi che non è che lo dai sotto torre. Per decidere te, non è che lo fai per forza. Vai vedere. Cioè. Guarda qua, perfetto. Orbwalk. Unit, Orbwalk. Orbwalk. Siete indietro. Non lo so, ho fatto un passo indietro, sono cagato. Come di cosa? Beh, Non avevo lo shakushi e non non è ci che lo dovevo andare dai a sotto torre, ok? Che discorso è? Non ha senso. piedi. È vero. Cioè, non è che lo dai per forza, non è che se il gioco è buggato devi andare per forza sotto. Perché per forza, perché decidono di andarci. Bastava bloccare e poi te ne vai indietro. Per unite la torre, ame. Peraltro è un build che non hai regen. Vabbè, comunque sto mino qua. Non ha la flask, quindi ha perso la lane, immagino ora. No, è la stravinta, perché ora mi killa. Ah, l'ha stravinta, ci sta, ci sta. Sì, Fa il Fizzblood ora. comunque se prendi un eroe Allora lui per... torna con quella KP lì e io do di matto lo voglio andare a Se prendi prendere per un forza. eroe per counterarlo, almeno avere i creep più, il doppio sui creep. No, volevo killarlo, cioè lo counter ne Ah, killandolo, ok. no? Ho sbagliato. Beh, in teoria lo counteri zonandolo, non potrei fare niente, non Esatto, zonandolo. no, vedi ora Non è faccio il successo matto. molto, però. Più che altro l'ho rosicato Ora prima, fai mi il sa. matto, legit. Quella calzetta così per abbellire. Calzereccia quella calzetta. Cosa serve? L'aquila! Ho Attenzione, il dive, parte preso butto, ho dive. detto Parte dai. dive, il dive più brutto. Oh my god. Tro. Lo so, ho rosicato Tro. prima. Ho rosicato. Ho meddato duro. Vabbè, questa roba non ha senso. Al 6, ok, ma prima non. Ma poi la terza. Perché la terza al 2, al 3? Sai che ti salvavi con la terza, con la seconda al 3? Sì, lo so, La perché chi la scelta? sa? Ormai? Il coffee là, mi ha dato, dai, Ah, mi ha quando dato. sono arrivato Ah, lì, mi ha basta, dato, ho non mi fatto la cagata. ferisco. Non inferire, Dio maiale. Però fino a lì ci stava di arrestarlo così, era quello Se il mettevate giusto. Weaver sotto e l'amico Ok. sopra. Anche Shofu mi ha scritto ma cos'era. Ci sta, Oh, guarda. mi dà, quando mi è andato via 2 HP, ho rubricato perché tanto Ci perché sta, faceva il 5 non lo killavo più. E quindi ho esagerato, mi ha dato e ho fatto la cagata. ci sta. Ci sta, ci sta. Oh, ci sta, sì. Ho No, non ci sta, capito. però. Ma Ma se uno madda, c'è Bet. hai miscliccato che ha preso la terza? No, l'ho detto che volevo rassare. Ok. E allora sei più di Manda qua quando. secondo. Allora, io il punto è ho preso steroi per arrivare. Al 5 averlo killato. Una barra due volte. Sì, ma Quando mi questo qua sono salvato con succede. Cioè, uno ci 2 HP, due muore volte. Sì, lo so, se si è salvato esordio, due no? volte con 2 HP. E io mi è dato duro. Ho fatto le cagate. Perché ho detto ho perso il game perché non ho fatto quello che dovevo L'ha fare, ho zonato, non ha meddato. più regen. Ganiamo le first blood, ci sta. Ci Ci sta, sta, ci cioè. sta. Buon Jesus making. È una schifezza, lo so. Tanto ora lo sai, non chiedi più, quindi ho già l'aperta. Maiale. Non c'è molto altro da dire qua. Secondo me era meglio il girocotto, lo so. Per il Sì, semplice era fatto quello. che. Ok, magari Londru farmava, ma farmava anche il tuo girocotto e farmavi te col Weaver, ok? Beh, io quello volevo sapere. Cioè, Nel delle lane, dei senso, pick, io ho se messo devo Weaver cambiare sotto, qualcosa. girocottero sopra e cosa, i pick sono buoni i vostri. Avete buona combo, avete il girocottero Magnus, più Weaver, due carry li avete, loro ne hanno un po' di più. Ah, senso. Avete Weaver che con loro eroi è difficile da killare, perché il Juggernaut e Weaver non killa di certo. Però non hanno grossi disable, quindi Weaver può fare più o meno quello che vuole. Quindi non erano così pessimi. Le lane secondo me era meglio fare il girocottero sopra, anche perché mettere un girocottero contro la 3 lane. Una X con l'Ashe, che ti di disruption, lui si aspetta, si stunna e muori. Non è molto profit, ecco. No, infatti. Vabbè, no, quello mi interessava, non la mia derivata mentre scleravo. Nient'altro. Devo fare un recap di quello che ho visto. Allora, col Furion o fai null o fai basic, scegliete. Non fare entrambi, non ha molto senso. Numero 2. Devi arrastrare di più col Furion in lane, soprattutto contro melee, e la setare meglio. So, è facile da dire, difficile fare. Al lane No, dovete non è farlo. difficile, se la prima volta E rassavo l'altro e game, così co-op. l'aspettavo. Co-op se contro 3. Io prenderei seconda e terza, non prenderei la prima, non serve a nulla. Poi magari Ok. puoi prendere la prima, se sai che il super si tippa, non puoi salvarti un punto, non prenderlo subito. Cosa di più avanzato, ma se il super si tippano e ti aiutano, magari qualcuno lo killate con lo strike. Poi cos'altro si è visto? Si è visto lo Star, è andato bene, la build era orribile. Ok.
L'ultimo game, vabbè, è fatto. Beh, tanto è castata con qualcosa. L'ho e detto, più che io altro, un'altra cosa, boh, cerca di, se sei il team captain, cerca di chiamare qualsiasi cosa. Cioè, nel senso, è TP tipo sopra. E poi dice compra TP, compra TP, compra TP, lo spammi, che lo imparo, Vratto dovrebbe saperlo comunque, è sempre il TP. Io ho spammato a morte. E in X-Bomb fatele con un senso, cioè, siete due, dovete gankare un tizio con un blink, chiama qualcun altro, così è più semplice. Eh sì, perché non è, cioè io lì andavo predatore, però effettivamente viene qualcun altro. Se viene lo storm con il grip, con l'altra rage più la spell. Poi se blinka lo storm può riblinkare, cioè lo riprende. Vabbè, così, è vero, sai? È vero. Sì, e niente, non devi altro per sto game, sinceramente. Se hai qualche altra domanda? Boh, no, l'importante è che... No, no, sono a posto, perché di ieri sera sono tutti questi. L'altro game che ho giocato di cui vedo dopo è quello con Kurz, cioè strozzare. Ah, ok. No, sono a posto. Ok, allora chiudo. Oh, è importante.